Allora, siamo a metà. Messa a punto dell'arco nudo. Allora, la messa a punto è importantissima, ma ha senso solamente se il nostro tiro non è una variabile esagerata, perché se il nostro tiro è una variabile esagerata, la messa a punto è assolutamente inutile. E lo diciamo qua, mettere a punto l'arco significa trovare il massimo sinergismo tra la freccia e l'arco. Quindi arco, freccia, arciere, nessuno ci può fare una messa a punto, nessuno può metterci a punto l'arco, non esiste un problema. Perché le variabili che noi diamo all'arco le dà esclusivamente l'arciere. Arco e freccia sono state fatte nel miglior modo possibile, che sono praticamente perfette in confronto all'arciere. Quindi l'unica differenza che la fa l'arciere, lo vedremo. La miglior messa a punto è quella che fa fare più punti e non quella che fa volare meglio la freccia. Se le due cose coincidono, tanto meglio. E questo è un dato di fatto da sempre, che va bene sì il volo della freccia, però l'importante è che la rosata, ma questo non devo dirlo io. In termini di punteggio, la messa a punto influisce tanto più e maggiore l'accuratezza dell'arciere. Da tenere sempre presente, quando l'imperfezione dell'arciere è superiore all'imperfezione del materiale, l'imperfezione del materiale è rilevante. Però questo, tutti lo sanno, però tutti i neofiti facciamo la messa a punto. Sempre, ti metto a posto l'arco e vediamo l'arco. Non funziona qualcosa? Fammi vedere l'arco. Ma quante volte l'ho sentito dire? Le frecce vanno tutte a destra, fammi vedere l'arco. Dai. Ma voi ovviamente no, eh. Allora, intanto tutte le messe a punto che si rispettano hanno bisogno di operazioni preliminari, perché queste facilitano la messa a punto. Allora, intanto si inizia con il settaggio preliminare, l'arco, corda, centratura flettenti, tiller, adesso qui vedremo cos'è sto benedetto tiller, bresei, scelta del resto, punto d'incocco, center shot e durezza della bolla. In questo ordine. La corda. Allora, per l'arco nudo, non c'è bisogno di avere filati di ultima generazione, super rigidi, super non estensibili, non c'è bisogno, fanno le stesse identiche cose. Quindi Excel, Trophy, tutte queste formule chimiche in cui hanno reso praticamente inestensibile il filato e che costano il doppio del filato normale sono inutili, per l'arco nudo sono assolutamente inutili. È una variabile talmente piccola che nel contesto generale dell'arco che sputate i soldi, per carità. A volte sono addirittura delle terre avere una corda tanto rigida. Quindi il fast fly, se il vostro negoziante non vi frega, deve costare la metà dell'Excel. E cioè costare 35-38 euro a bobina anziché 55-60 di cosa costa una bobina di X, e va benissimo. I loop, se costruite voi le corde, i loop devono essere morbidi. La regola dice, se non lo sapete, che vanno fatti a mano, neanche con la macchinetta del serving, perché il loop non deve essere rigido. Non serve a poco, ma quel poco non facciamo. Ovviamente il serve che non finisca il campo, ma come abbiamo visto ci sarà sempre una distanza in cui succederà. Qua parlo un po' dei filati. La roccia qual è la utilizzazione dei loop morbidi? I loop morbidi, perché se abbiamo i tip non rigidi,
come dovrebbero essere, e possono influire. Ma alle volte io vedo dei loop tiratissimi che addirittura stanno girati, e questo influisce poi nella torsione. Influisce poco, ma se non lo facciamo non influire, bene, facciamoli morbidi. In effetti quando sono morbidi si distorce. Certo, certamente. Già nell'arco nudo c'è tutto così labile. Addirittura a me hanno insegnato a non farli loop. Cioè non farli proprio. Metti un po' di cera e senza loop. Io lo faccio col tempo. Sì, ho visto, io per tanto tempo ho fatto così, poi ho imparato a farli a mano. E normalmente i loop le faccio con il filato della corda, che costa meno del filato del serving, tra parentesi, visto che non serve lì il serving, anzi è deleterio utilizzare il serving, perché il serving è abrasivo e l'utilizzate proprio sul tip non è che sia al massimo. Io utilizzo lo stesso filato della corda, che, ripeto, il fast fly costa meno, costa la metà di cosa costa un rocchetto di serving, e lo lascio molto morbido in modo tale che serva solo a tenere insieme i fili del loop. Una volta manco lo facevo, le giravo, stavano super morbidi, e ho visto anche nei vari campioni del mondo varie persone che così fanno da sempre nei vari, e mi ha convinto che non era una cattiva idea. Brace, vabbè, a parte il fatto dell'impostazione della casa, vedremo poi più avanti quanto il flash di brace come e perché influisce nella messa a punto. Tiller, allora il tiller io consiglio sempre di metterlo a zero e basta. Perché? Perché ormai i flettenti sono fatti in serie, una volta non si sapeva cosa usciva, ma ormai i flettenti sono identici, non ne fanno neanche a cosa. Fanno tutti tutti uguali, e poi il destro, il sopra e sotto lo macchiano dopo, quindi non c'è ragione. I riser sono fatti a controllo numerico, i flettenti sono precisi, il tiller deve stare a zero. Voi sapete che esistono due tipi di tiller, tiller statico e tiller dinamico, così parliamo subito di sto tiller. Nell'arco nudo, no, parlo di tempo. Allora, il tiller dinamico è quello che fa chiudere le punte riflettenti nello stesso tempo. Questo lo fa il punto di incocco. Punto. Ok? Qualcosa in contrario? Lo fa il punto di incocco. Basta, finito. Spero che sia l'ultima volta che lo dico. Il tiller statico invece è la sensazione che mi dà sul punto pivot quando vado in ancoraggio. Questo lo percepisco molto di più con l'arco olimpico, con l'arco nudo. Non riesco a percepirlo, no? Se io quando tiro l'arco non mi si alza, non mi si abbassa. E quello è il tiller statico. Basta, lo tengo a zero, anche perché questi tipi di variabili sono costanti, non sono incostanti. Cioè non sono i difetti che danno la precisione, perché anche una cosa difettosa può essere precisa se adotto le opportune contromisure. Sono le incostanze dei difetti che mi fanno fare, mi tolgono precisione. Dica. Dicevi che un olimpico si sente di più, che la stabilizzazione è più sensibile. No, perché vedi la stabilizzazione alzarsi. E nell'arco nudo non hai niente da vedere, devi solo affidarti alle tue sensazioni. Invece nell'olimpico, così mi dicono, che si vede la punta della stabilizzazione che si muove, che chi ha questa sensibilità. Io sinceramente non ce l'ho. Però poi in certi sensi, ho sentito che influisce sul quanto si alza. Sì, si andrebbe rifatto di volta. Quindi dimentichiamoci questo problema del tiller, credetemi. Che non è Cosa? Guardare il bottone. Cosa vuoi fare col bottone? Aprire l'arco guardando il bottone. Ah, sì, sì. Ma deve avere tantissima sensibilità, cioè è troppo vicino al punto più buono. Io non ce l'ho. Chi ce l'ha, buon per lui che fa queste prove. Sì.
Nell'arco nudo, al contrario dell'olimpico, è consigliabile, nel caso, precaricare un po' di più quello superiore. Molti dicono no, è quello inferiore da caricare, no, è quello superiore. Perché in un sistema chiuso, dice Newton, in un sistema chiuso le forze vanno dove c'è minore resistenza, ok? Ed ecco perché se io con lo string tiro molto in basso, oltre un certo limite succede il contrario, ma fino a un limite che nell'arco nudo è ammissibile, le forze vanno sul flettante superiore, quindi perché più debole? E quindi io devo chiudere un po' di più quello superiore a causa dello string molto basso. Ma quello non comporta un chiudere negativo? Bravo. Sì. Molti non lo capiscono questo, ma mi dispiace per chi non lo capisce, no? Funziona così, in un sistema chiuso le forze vanno dove c'è minore resistenza. Dice? Dico perché. Centratura dei. Ok qua, Sì, tanto non cambia quel momento poi alla fine. Non è una cosa così importante, è più cerebrale sto cavolo di tenere. Ripeto, siccome è un difetto di poco conto, qualora vi sbagliate, è un difetto di poco conto ed è un difetto costante, non influisce sulla precisione. Darrell Pace e Rick McKinney sono stati due campioni del mondo, due vincitori delle Olimpiadi, hanno sempre tirato con flettenti storti, completamente storti. Eppure hanno fatto fior di record del mondo, hanno fatto nel 1971 1300 punti del FITA con archi storti e frecce di alluminio. Questo la dice lunga sul fatto che ci siano altre cose molto, ma molto più importanti. E soprattutto che se un difetto è costante non provoca imprecisione. La vita è meglio se dritti. Quindi imparate bene a tirare, insegnate bene a tirare, vedrete che i punti saltano fuori. Centratura dei flettenti che è da fare, anche perché è meglio che questo servirà poi per il center shot, per avere le idee chiare sul center shot, perché io sui flettenti storti, come lo metto a posto sul center shot, non lo so, e vedremo. La procedura necessaria per far coincidere il piano di chiusura dei flettenti con l'asse dell'arco e la centratura dei flettenti. Ciò rende il center shot reale uguale a quello visivo migliorando il timing. Regolazione sul piano orizzontale, regolazione sul piano verticale, posizionare i flettenti in asse tra loro, traslare l'asse in modo che farlo coincidere col piano mediano dell'arco. Quindi, adesso lo vediamo, io non devo solo centrare. Allora, intanto dove è possibile, non tutti gli archi è possibile farlo, o devo regolare sul piano orizzontale, no? Non so, i flettenti storti, lo vedo mettendo le famose frecce tra i flettenti. Qualora l'arco abbia la possibilità di fare questa regolazione, perché non tutti gli archi hanno questa possibilità, no? Anche qua poi bisogna posizionarlo nel modo giusto, in modo tale da... sono sempre uguali, non frega niente. Questa è una ragione in più, non ha nessuna importanza, perché basta che stiano sempre così, l'importante è che siano sempre uguali. Non sono stupido tanto, un pochettino sì, ma non mangia più che bene. Non tutti gli archi hanno la possibilità di fare questa regolazione, anzi pochi. Dopodiché che io ho fatto questa regolazione qua, o comunque mi sono reso conto di cosa è successo, se c'è una differenza, lo devo fare sul piano verticale e lo faccio con i, se ho soldi da buttare compro gli affarini oggi, se no prendo del nastro di carta, metto tanti nastri di carta,
con la squadretta metto la metà con pennarello e ho la stessa identica cosa a costo zero. Quindi non devo fare altro che traguardare. Ovviamente questa attività è essenziale che venga effettuata su una boxa. Io vedo anche questo, vedo in giro che appoggiano l'arco sulla sedia. Fottuti siete. Siete fregati perché i tip sono veramente, si tolgono con niente e non riuscite né a controllare il center shot né a mettere a punto l'arco sul piano verticale. Quindi vendono un affarino che si avvia, o ve lo fate voi con un bullone da avvitare sul vitone della stabilizzazione e lo fissate al tavolo con quello e allora potete fare a ragion veduta una linea di arco. Parliamo ancora. Non basta solo allinearli se vogliamo fare un bel lavoro, perché noi abbiamo allineato l'arco, però non siamo sicuri che li abbiamo allineati troppo a destra o troppo a sinistra. Dobbiamo accertarci che sia l'allineamento avvenga esattamente nel piano mediano dell'arco, perché noi potremmo averli allineati un po' troppo a destra, un po' troppo a sinistra. Quindi dobbiamo accertarci che siano allineati. In quel caso basta traslare, una volta l'allineamento, traslare con tutte e due le viti dell'allineamento, traslarlo e c'è fatto. C'è un accessorino che se il riser è piano, perché se il riser non è piano siamo fregati, che ci permette di controllare da una parte all'altra con la corda se l'allineamento è sul piano mediano. Lo possiamo verificare con la corda. Non l'ho portato, se no ve lo faccio vedere. Però con quella corda. O con la squadretta, si può fare molto. Ma sono tutte cose semplicissime, che già sicuramente sapete fare. Allora, il rest, a mio modestissimo parere, il rest, la scelta del rest è più importante della scelta del bottone. E purtroppo è quella che invece fa più confusione, c'è più cose che si dicono, che si fanno, che non si sa. Molto spesso non si è vissuti all'interno di una società dove si hanno veramente tanti archi nudi e dove le informazioni hanno circolato in maniera straordinaria. Io ho fatto parte degli arcieri dell'Albi per 10 anni ed è logico che questo mi ha portato un'informazione straordinaria che ho potuto verificare su me stesso e ho potuto verificare anche in altre occasioni con altri. Non tutti hanno questa fortuna e molto spesso si fanno prove così a casaccio, no? Normalmente si montano resto, come lo devo montare resto, rigido, non rigido, più lungo, più corto. Allora, ci sono delle linee guida, intanto essere robusto ma non troppo robusto. Perché non troppo robusto? Perché potrebbe far saltare la freccia. Adesso qui vedremo che ho dei filmatini, come prendendo molto basso sullo string io formo un secondo angolo. Se qua c'è la freccia, lo devo ammazzare su. Se qua c'è la freccia, quando io lascerò andare, vi accorgete che quest'angolo si chiude e si formerà questo dove spingerà la freccia e questo farà muovere, e per forza è una questione dinamica, farà muovere la freccia sul resto e questo provoca un problema sul piano verticale. Già abbiamo problemi sul piano orizzontale, ho avuto lo spine della freccia, questo non ve lo devo raccontare. Nell'arco nudo abbiamo anche un problema verticale. Quindi, la flessibilità della stina d'arresto è basilare, la scelta, però questo dipende dal mio stile di tiro, da quando
quanto string faccio, e può portare benefici o no a seconda del mio tipo di team. E vedremo cosa cambia. Ad esempio, con un REST rigido le corte distanze ce l'ho più allungate. Con un REST più flessibile le corte distanze ce l'ho più vicine. Capita così. Dipende anche dal nostro tiro, però normalmente capita questo qua. Se un REST molto corto, tipo uno Shibuya, o un REST forte, quelli in plastica, capiterà che le corte distanze sono molto più spaziate. Al contrario, se uso un REST di Spigarelli, che ha il coso molto lungo, che è più flessibile, capiterà che può capitare che le distanze corte ce l'ho più ravvicinate. Certo. Ti capita al contrario. Fa parlare di quello 0,0000 minuti. Quindi secondo te adesso sapevo che allora, secondo la cosa migliore è che non c'è un REST che va bene per tutti. Non c'è un REST perché conta molto anche come tiro, come il mio rilascio. Sono molte variabili. La morale è che non c'è un REST che vada bene e buono. C'è un REST che da provare se va bene. Diciamo l'ideale, dove io ho trovato l'idealità, è il REST ARE che ha la stina estraibile. Perché? Questo cosa mi fa? Fa sì che io posso decidere io la lunghezza, della stina. E se decido la lunghezza, decido anche la sua flessibilità. E lì posso andare a lavorare per capire qual è quella che gli confacce di più. Oltre a non rompersi mai, e a facilmente essere intercambiabile la stiga, perché c'è una piccola tubolina che apre il porto. Fanno ancora, si siede, fanno ancora. Sì, però lo Shibuya è troppo corto, non c'è una spina. Io metto un filo, lo compro in ferramenta il filo, compro del filo dell'acciaio. Lui ha pensato lo Shibuya, lo Shibuya fa la curva. Sì, sì, la Shibuya è... Si spacca la curva. Compro del filo armonico da 1,1 mm. Lo si compra in ferramenta, lo vendono a fascioli, sarebbe da fare le mobile. Filo armonico, e da quello ne compro un metro, ce l'ho per tutta la vita io e altre 10 persone, con 2 euro. E quindi ho tutte le astine di varie lunghezze, e se voglio fare una messa a punto un po' più particolareggiata, provo a cambiare le astine a vedere cosa mi cambia le corte distanze. Anche perché dove devo impostare la mia messa a punto, la mia capacità? Allora, l'arco nudo vale nell'altere fili, cioè l'arco nudo è principe nell'altere fili ed è lì che si struttura tutto. Adesso anche di più sul 3D, però è sempre stato nell'altere fili. E nell'altere field dove mi devo focalizzare? Nelle corte distanze, non c'è dubbio, nelle corte distanze, perché nelle corte distanze ormai si vincono le gare. Si vince le gare, l'arco nudo le vince facendo i 18, soprattutto si cubano i punti delle corte distanze. Una volta si diceva nelle lunghe, perché si faceva 0, perché bisognava pigliare sto bersaglio. Adesso non è più così. Se io faccio 9 a 50 metri, pazienza, perché un'altra avrò fatto 12. Ma se io faccio 12 a 5 metri, che credetemi, è possibile fare 3-4, uno fa 18 e ho fatto 6 punti più di me. Che sono tanti. Ma io devo fare 18 a 7 metri, a 8 metri, a 10 metri.
quindi devo fare le corte di stanza, quindi devo prevedere nella mia messa a punto di essere preciso alle corte. Vabbè, queste sono le cose che già sapete. Punto di incocco. Allora, non impauritevi se il punto di incocco viene alto. Il punto di incocco può essere tranquillamente fino a mezzo pollice, anche di più di mezzo pollice, ma trottare non è uguale a mezzo pollice, quindi non è un grosso problema il punto di incocco, anche perché qua i dettagli sono troppo ristretti. Non ragionate come un arco olimpico, qua dovete ragionare che fate delle manovre come uno stringer di tanto così sotto la coppa, che è inammissibile, cioè talmente sballa talmente tutto che il punto di cocco più alto del normale è una fesseria. Quindi dovete trovare un compromesso tale che vi permetta di barcamenare. Ora non c'è più grosso problema di messa a punto, perché possiamo fare la messa a punto uguale per tutto l'anno, perché facciamo la messa a punto per i 18 metri, e facendo la messa a punto per i 18 metri va bene per tutto. Perché la messa a punto di 18 metri va bene a 18 metri, è ok. No, la messa a punto a 18 metri va bene nel 3D, perché la media delle distanze, guarda caso, del 3D è 18 metri. Va bene nell'anterefield, perché va bene nell'anterefield? Perché la media delle distanze in cui io devo assolutamente fare i punti è da 5 a 30 metri, esattamente come nel 3D. Da 30 metri in su, quelle poche frecce che tengo, per pazienza, ma mi devo concentrare a fare bene, 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 bene da 5 a 30. Center shot canonico. Del center shot poi ne parleremo poi di nuovo un po' più avanti. Tutte e due. Adesso lo dico. Scelta della freccia. Classico, quello dell'Olimpico, le stesse idee dell'Olimpico va benissimo. Il foc uguale come con l'Olimpico, anche se su sto foc, credetemi, è sopravvalutato. Per l'Olimpico, proviamoci per l'arco nudo, non lo dico di altro, lo dice Kisik che ne sa più di me. Solito sistema della freccia spennata. Sì, ma queste cose qua sono per i corsisti. Sapete, no? Oh, tutti istruttori sono, ok? Perché dite se qualcuno non sa come si tira le spennate, è ammazziato. Non ho saltato questa fase. La salto? Sì. Qua vediamo la freccia con punto di incocco troppo alto. Vedete come passa sopra? Vedete qua? Questo è un incocco, è saltato un po' sul rest. E con l'incocco basso ovviamente passa più basso. È meglio un incocco più alto che più basso. Meno interferenze. Vedete come da un angolo passa un altro e come la freccia si alza e batta contro il resto. Per chi se lo fosse dimenticato, funziona così, ok? Allora, se ci fosse da far rientrare qualcosa morbida,
prima di cambiare la freccia, che molte volte è l'unica possibilità,